Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 5 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Il relax resta un miraggio. Impegnati anche la lunedì da una serie di piccole incombenze, dalla spesona al supermercato a una riparazione urgente che non aspetta. Oggi stentate a rilassarvi, andate avanti e indietro come morsi da una tarantola. Se poi lo scorso weekend, alla notte della Taranta, vi avete partecipato di persona o l'avete vissuta in TV, qualcosa vi deve essere rimasto incollato addosso, come un'inquietudine, un'ansia di liberazione. Cercate di non drammatizzare, qualche acquisto importante ma a buon prezzo vi rimetterà di buon umore entro sera e lo stesso vale per una cena sfiziosa ma in linea con i vostri principi salutisti. Di turno sul lavoro, con l'aiuto della Luna in sesta casa e teleguidati da Nettuno intuitivo, sbrigate le vostre mansioni serenamente. Poco male se il collega che vi tocca sostituire non vi ha passato il testimone, un po' con l'intuito e il sesto senso, un po' con quanto avete capito osservandolo, riuscite a ricoprire in simultanea il vostro e il suo ruolo senza particolari difficoltà. È un periodo di debolezza in tutti i campi, da quello sentimentale, a quello fisico a quello economico. Pigrizia e debolezza, la situazione non evolve, non cambia, non migliora. La coppia attraversa un periodo di difficoltà, i sentimenti sembrano svanire e l'affetto crea dei vuoti significativi. I nati di lunedì potrebbero vedersi delusi da un conoscente, i single in particolare potrebbero vedere appuntamenti sfumati e impegni disdetti anche all'ultimo momento. Portate pazienza. Fermezza, unitamente ad educazione e tanto tatto, dovrebbero essere sufficienti per affrontare una persona che vi sta creando qualche problema di troppo. Non desistete dai vostri propositi e portate avanti le vostre idee. Se sono sbagliate lo chiarirà solo il tempo. Se sentite che il vostro amore è in crisi non aspettate altro tempo e affrontate subito un chiarimento, mettete da parte le vostre paure e decidetevi per la chiarezza. Decisione importante da prendere collegata a una proposta che vi è stata fatta o vi sarà fatta, accettare o meno dipende da voi e dalla vostra disponibilità. Siete artefici del vostro futuro. Oggi qualche vostra amicizia criticherà delle scelte che avete fatto di recente in campo sentimentale, fate molta attenzione che questo infastidisce anche la persona che amate. Oggi potreste ricevere una telefonata o un messaggio per sbaglio, si tratterà di un vero errore. Non fate voli pindarici. Oggi avrete mille piccole occasioni per rivalervi su chi vi infastidisce da tempo. Venere vi renderà molto affascinante ma non pavoneggiatevi troppo. Anzi, cercate nell'umiltà il giusto riparo. Abbiate più fiducia nelle vostre risorse e ricordate che ogni sforzo che farete oggi sarà ampiamente premiato. Potreste avere delle noie con assicurazioni o banche, anche se sono problemi risolvibili, tuttavia non trascuratelli. È importante che siano definiti i termini contrattuali in modo chiaro e inequivocabile. Soprattutto nell'ambito lavorativo dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi. Non fatevi sottomettere da nessuno in questa giornata ed evitate di assumere un ruolo passivo o all'interno di una vostra relazione, di amicizia, amore o lavoro. Un amico o un parente, convinto di fare il vostro bene, oggi potrebbe invece mettervi in imbarazzo. Continua la crisi in campo sentimentale, ma non vi preoccupate più di tanto. Sole, Mercurio e Venere per tutta la giornata sono in angolo benefico per il vostro segno aiutandovi a risolvere piccole contrarietà quotidiane in special modo inerenti ai rapporti con la famiglia d'origine. La parte attiva, propositiva, diurna dell'io, il Sole appunto, è nel segno concreto, laborioso, decisionista della Vergine e vi aiuta a trovare, servendovi di una lucidità straordinaria, escamotage pratici. La parte invece passiva, ricettiva, notturna e mentale dell'io, la Luna, è ospitata nel segno amatissimo dello Scorpione. Da questo punto dello zodiaco il luminare femminile vi invia elementi di razionalità per arrivare a comprendere situazioni e stati d'animo altrui con molta penetrazione psicologica. Questo per voi è un periodo propizio nel campo dell'amore e dei sentimenti,
soprattutto per le storie nate di recenti. Sul posto di lavoro, al contrario, potrebbero esserci incomprensioni e insoddisfazioni. Vi state portando dietro diversi nodi da sciogliere, ma entro la giornata, dovreste necessariamente trovare una via che vi permetta di oltrepassare dei limiti, i vostri, che vi siete creati da soli. Soltanto in questo modo avrete le risposte giuste per accedere al prossimo step, che non è di certo quello di incontrare discese, ma altre salite. Grazie al vostro nuovo modo di affrontare le cose, però, tutto apparirà diverso. La luna in sesta casa anche oggi vi parla di lavoro, ma non solo quello aziendale, anche lavoro sull'ambiente per ripulire il mare, le spiagge, i boschi dalla plastica e da tutti i rifiuti che persone ignoranti, stupide ed egoiste vi hanno abbandonato senza porsi problemi. E invece dovrebbero, perché questo pattume un giorno se lo mangeranno anche loro e i loro figlioni potini. Sempre grande il vostro amore per il mare e l'attenzione alle acque, quanto mai protagoniste per assenza in questa lunga estate. Una buona vita non costa soltanto soldi, precisa Venere in seconda casa, ma anche amore, attenzioni e sensibilità. Amore ed Eros. La possessività va rimessa in discussione. Non è il caso di fare drammi in famiglia, ma una volta a tu per tu, col partner chiarite subito, la vostra libertà è intoccabile. Perciò lo coccolate come sempre e più di sempre. Siete persone tenerissime e amate sinceramente, ma non vi va di sentirvi così condizionati. Cari Cancro, giornata nella quale potreste perdere la pazienza anche se solitamente valutate bene ogni decisione da prendere. Sul lavoro vi siete svegliati con qualche dubbio in più, meglio rimandare ogni questione al prossimo lunedì. Calma. E sangue freddo. Buona la giornata per i sentimenti. Dopo un periodo in cui gli alti e i bassi vi fanno oscillare come se foste seduti su un'altalena, è il momento di risvegliare la voglia di amare e di coccolare il partner. Non soffrite, in linea di massima, di un difetto che affligge tutti gli altri segni, ovvero la gelosia. Oggi, però, potreste sentirvi un po' seccati, perché la vostra dolce metà non fa mistero di ammirare l'intelligenza di qualcun altro. Il tris Plutone o Giove o Mercurio, specie se siete nati nella prima decade cancerina, può farvi un attimo perdere il controllo, fate attenzione. Lavoro e denaro? Novità risolutorie sul fronte finanziario con la restituzione quasi miracolosa di un prestito concesso a un parente o a un amico in difficoltà. Certo, ve lo aspettavate, avete piena fiducia in lui, ma non così presto. Acquisto azzeccato di un gratta e vinci. Stavolta le vostre antenne funzionano alla grande. Piacevolissimo il picnic nella natura, ma poi i sacchetti, voi saggi, attenti alla salute della madre terra, ve li riportate a casa. Se gli errori sono altrui e non si ripercuotono su di voi e sul vostro lavoro, potreste anche fare finta di nulla, evitando così i malumori in ufficio. Da bravo segno che ama mettersi alla prova, malgrado vi si dipinga pigri, vi lasciate conquistare dagli sport che richiedono un carico di rischi non indifferente. Tra i nativi del vostro segno si trovano gli appassionati del rafting e del torrentismo. Benessere. Tutto dipende dalla quantità, anche gli alimenti più incriminati, assaggiati con equilibrio, non possono farvi male, godetevi le leccornie senza sensi di colpa nel conteggio delle calorie. Hai un sacco di ansie quando si tratta del tuo aspetto, ma devi ricordare che le cose più importanti nella vita sono all'interno del tuo corpo. Con questo in mente, dai ai tuoi organi interni il beneficio di qualche esercizio aerobico. Per lei, malesseri temporanei, dovuti all'improvviso sbalzo di temperature, fino a poco fa caldo africano e ora improvvisamente un anticipo d'autunno. Per lui, amici trasgressivi coi quali esagerare, importantissimo però anche il dialogo, sostenuto da qualche bottiglia frizzante. Colore delle emozioni, giallo mimosa. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 9. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.